Ciao Chiara. Ciao Mimma. Hi everybody. Ciao. Ciao Ale. Ciao. Ciao, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti. Questa è Chiacchiere Noemi, ciao. Ciao. Chiacchiere monolinea, puntata numero. Ciao Fede. Ciao l'altra Alessandra, ciao. Ecco Marta, puntata numero 15. Allora, invitiamo Marta. Eccola. Giorni della Merla. Hi Shreya. Ciao. Ciao. Vediamo che è comparsa magicamente una libreria alle tue spalle. Oddio, mi sta cadendo la luce. Un attimo. No! Ecco, così intanto iniziamo a vedere un pochino di studio. No, guarda il casino dello studio. Ciao Elena! Ciao a tutti! Fa freddo dalle vostre parti? Ta-da! Con la maglietta di Superman. Di Supergirl, Wonder Woman. Mi sento Wonder Woman in questi giorni perché sto sfaccendando come una matta, sto montando mobili come se non ci fosse un domani. Via. Dai, però è anche un po' ti mette entusiasmo, no? Organizzare, Soprattutto poi quando vedo tutto finito. Non parliamo di pulizia, va, che questi giorni sto trascurando tutto come una un grado di giorno meno 8 la notte. Mamma Quanto mia, fa sì. freddo! Sì. Mamma mia! Allora, Infatti. ciao a Bon. tutti, non vi ho ancora salutato! Allora, prima di iniziare a scrivere per questa sera, scriviamo. Sì? Volevo solo dare un piccolo aggiornamento sul perché la settimana scorsa, Marta, abbiamo parlato di un sacco di materiali, tanti bisogni nuovi. E in settimana io non ho messo le storie condivise con le fotine dei materiali, non abbiamo messo niente. In realtà io questa settimana mi sono preso un pochino di tempo per testare la famosa penna, quella che si usa con la pellicola dorata, perché non l'avevo mai provata, volevo capire come funzionava, eccetera, per essere sicura di dire, di non dire scemenze, insomma. Va e non va, nel senso, adesso vi faccio vedere in anteprima qualcosa perché questa settimana provandola ho fatto un sacco di lettere Ma infatti e hai visto sto che l'hai provata su diverse finalmente, cose. sì, e sto finalmente iniziando a rispondere a tutte quelle che mi sono arrivate, ma oggi ho trovato la casetta delle poste ancora strapiena, quindi Meraviglia. sì, la pila continua a salire, ma non desistiamo, continuo a farlo anche perché sto approfittando e faccio tutti i miei lavoretti con le decorazioni, le tecniche nuove che ho imparato. Allora, giro la telecamera e vi faccio vedere perché ci sono un paio di cose al volo, poi magari ne parliamo meglio un'altra puntata, però volevo farvi vedere che non è proprio tutto immediato e istantaneo, non è tutto rose e fiori quando si usa questa penna. Soprattutto quella che fa il tratto fine ha una pallina sopra, ma è bloccata per evitare la fuoriuscita della colla quando si tiene chinata in modo o orizzontale oppure con la punta in giù. In pratica, tu per far uscire questa colla devi la pallina. Devi fare pressione, la pallina fa uno scatto in su, liberando. Un po' come i correttori liquidi, la penna dei correttori Bravissima, liquidi. che c'ha quella puntina che deve rientrare un po' per uscire il liquido dalle parti, no? Quindi la difficoltà è riuscire a scrivere controllando il tratto, ma continuando a tenere premuto, perché altrimenti non esce questa colla. Quando non esce questa colla, succede questa roba qua. Adesso vi faccio vedere perché è molto frustrante. L'unica che mi è venuta veramente bene è quella di Noemi.
e adesso ve la faccio vedere. Aspettate. Sono contentissima di ricevere la tua lettera. Allora, aspettate. E qui, dunque, com'è che devo mettermi? Boh, non lo so. Farò un po' un casino, aspettate un attimo. Allora, dov'è che giro? Qui. Allora, okay. Eccolo. Così. Allora, l'effetto è bello bello, ok? L'effetto è proprio bello. È molto, molto, sì. Molto. E quando becchi la consistenza giusta con il tratto giusto, viene è un attimo, anche questa qua, aspettate che... scusate che sto facendo... Allora, non voglio spoilerare nessuno, ma vi voglio far vedere... Allora, questa qui è un'altra. Irene è un'altra fortunella. Esatto. Ma tanto vedrai che le faccio un po' tutte. Poi è arrivata la povera Elena Canali, che si è beccata. Povera, nel senso che poi anche gli errori servono proprio per imparare, no? Adesso Elena... ti spoilerò la busta, però vedete, aspettate che... Ok, ve la ingrandisco così. Allora, qui... Ok. Un po', hai visto la difficoltà? Quando io non sono riuscita a far venire fuori bene la colla in questi, sì, punti qua... Aspettate che... Ecco. Sì. Ovviamente non... succede un pasticcio, ok? Questo è proprio dove si è interrotta la colla. Ho provato a ripassarci sopra, però quando ci passi la seconda volta crei un solco. Sì. Quindi non ti viene, vedi, all'interno del tratto. Mm-hmm. Si crea come un solco. Quindi bisogna essere bravi e veloci a fare subito. Poi qua, vabbè, era ancora bagnata perché questa cosa qua va lasciata asciugare, insomma ci sono un pochino di cose che... Beh, va un po' assestata la tecnica, va un po' compreso, sì, il comportamento della punta, brava, del processo, brava. Esatto, però diciamo in generale funziona, va capito bene come. L'altra cosa che ci tenevo a dire prima di iniziare a scrivere questa qua: avete visto la storia che ho fatto dicendo a Poste di prendersi cura delle nostre lettere? Sì. Ho iniziato a usare questo hashtag, io scrivo a mano, e lo sto mettendo su tutte le buste. Lo metto proprio in modo che, vedete, aspettate che non voglio... Vediamo se qua si vede, dov'è? Eccolo. Sì. Da una parte. Lo sto mettendo su tutte le buste, voglio che i postini lo vedano. In modo che iniziamo, non lo so, secondo me si può iniziare un movimento. È una bella iniziativa. Proviamo? Proviamo che tutte le lettere che ci scambiamo scriviamo hashtag io scrivo a mano sulla busta. Sì. E poi lo, sì, fotografiamo e dobbiamo postarlo. E tagghiamo Poste Italiane. Voglio vedere se qualcuno risponde. Vero, 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 vero. Bene, ecco, detto questo, adesso... Io devo capire come girare. Guarda, in settimana è arrivata lei. Dai! Che tra l'altro avevo perso le speranze perché è passato veramente tantissimo. Sono passati veramente, saranno 3 mesi. Avevo iniziato a perdere le speranze. Mm-hmm. Adesso col trasloco io mi trasferisco, chissà qua... Doveva finire, non la vedrò più. E invece l'ho trovata nella cassetta della posta. Che belle sorprese. E devo dire che, cioè, veramente gli avrò dato 3 euro, 4 euro. Adesso mi vergogno anche a dirlo. Però scrive benissimo. Uh-huh. Scrive veramente benissimo. Lo so. E ti sei... Ti sei pentita di non averne ordinate di più? Sì. Sì, perché è bella l'idea di avere ogni penna caricata di un colore diverso. Esatto, pronta ad andare, invece di fare tutta la manfrina di... Che uno dice... Togliere. Allora, per 4 euro, o quello che è,
insomma, uno può anche fare l'investimento di prenderne 4-5 e tenerle caricate, ognuna con un colore. Boh, però sei contenta. Allora, stasera scriviamo tutti... Aspetta che ci sono delle domande, io non le sto vedendo. Allora, proviamo a mettere il telefono in modo... Allora... C'è qualcuna che ride a crepapelle, guardale. Marta, metti la marca per... Non re... Metti la marca per favore, ma per allora favore. La marca io in realtà... Ma io l'avevo trovata. Non so, c'è scritto questa cosa qua, l'ambitù, però non so se è così anche la tua. Allora, nella mia c'è scritto, c'è una sigla qua in fondo, nel cerchio in fondo dove c'è lo stantuffo, e c'è scritto 3009. E io con questa sigla su AliExpress ero riuscita a trovarla. Io ho scritto 3059 qua sulla plastica. Ah, allora forse sono due modelli leggermente diversi. L'importante è che abbia il pennino coperto. Nascosto, sì. Nascosto. Cioè che abbia la punta nascosta all'interno della plastica. Yes. Perché questa, non lo so, ma scrive particolarmente bene. A differenza delle altre, col pennino scoperto... non so, questa è magica, non lo so. Però ti devo dire che se la batte con la TV USB, non lo so, io sarà che sono molto abituata e anche affezionata a quella. Beh, sono due categorie diverse, no? Sì, però insomma, le più economiche della TV USB possono essere considerate entry level, no? Sì. Quindi, va bene, ok, allora. Vabbè, comunque... Se cercate penna stilografica e dall'immagine vedete quella col pennino scoperto, col pennino coperto, insomma, sono solo queste. Esatto, esatto. Allora, qualcuno di voi conosce... Marta, tu ti sei preparata qualche cosa da scrivere? Io stavo cercando qualche cosa, qualche filastrocca, ma sono arrivata tardi stasera. Siamo tutte... Non sono riuscita a concretizzare. Non quindi? So. Quindi? Andiamo così a fantasia? Mentre ci riscaldiamo un attimo, magari chiediamo l'aiuto del pubblico. Anche sì, brava, stavo proprio dicendo questo, che io non mi sono scaldata per niente, quindi adesso facciamo, allora, sblocchiamo intanto qua, aspettate che cerco qualcosa, tipo poesia sul freddo, qualcosa esatto, di... esatto, che ne so, sì, qualcuno ci mandi qualcosa, non so. Tra l'altro mi sono un po' riscaldata prima con le penne che mi ha mandato Elena. Ah sì, parliamone, dai. Certo. Che scrivono Benone. Scrivono Benone adesso, cioè non so se si vedono tutti i brillantini. Sì. Belline. Grazie Elena. Allora, ok, vai. Facciamo il nostro riscaldamento. Però voi da casa aiutateci a... Nel frattempo, esatto. Aiutateci a trovare... Un piccolo testo da scrivere, intanto che noi facciamo un po' di riscaldamento. È arrivata anche la Elena Silvestri. Aspetta, io questa l'ho lasciata inattiva per un bel po' di tempo. Vediamo che... No, funziona, ok. Devo cambiare occhiali, se no non ci vedo nemmeno morta. Meglio, bene. Io ho qualche problema a fare la R perché non riesco mai a legarla bene alle altre lettere. Se vi viene in mente qualche parola. Giulia Lettering. Certo, Giulia. Ma che forma di R fai? Quella... Presumo quella semplice, quella classica, così, esatto. No, aspetta, no, no, io adesso sto facendo un po' di... Vabbè, adesso poi Giulia ce l'ho... È possibile che io sono fuori fuoco? Aspetta, Adesso dovrebbe così essere a fuoco. Ok. È fuoco la mano o la punta della...
Quando metti la mano si mette a fuoco la mano. Vero? Devo cercare di scrivere più così. Vediamo se sono... Adesso il ritmo proprio zero, si vede, eh? Però fa bene anche che vedano che nessuno si siede immediatamente alla scrivania e scrive come in modo rilassato. Ci vuole proprio un pochino di tempo per scaldare il muscolo, per mettersi tranquilli proprio nello stato d'animo giusto. Per poi adesso noi stiamo anche chiacchierando, quindi allora però... Giulia dice che non sa quale scegliere per questo motivo, quindi non sa quale fare tra l'una e l'altra variante, appunto perché non le sa legare. Ah, una, questa qui si lega poco, questa si lega di più, cioè questa si lega decisamente, no? Ma io infatti penso che la problematica Giulia ce l'abbia con la prima versione. Ce l'hanno tutti, Giulia. A volte, quando si è in difficoltà, anche se sta scrivendo legato, io la faccio slegata dalla lettera successiva. Sì, sì. Senti, è nella stanza nuova, hai cambiato scrivania o hai rimesso la tua vecchia? Come no, ti stai? Ho mantenuto le cose che sono riuscita a riadattare, quindi la scrivania l'ho tenuta, perché è una scrivania di vetro, con i cavalletti, bella grande, e quindi l'ho voluta tenere. Ho rimesso delle mensole che avevo anche nell'altra stanza. Ho aggiunto però dei mobili, delle scaffali che non avevo, quindi tutto lo spazio per archiviare i libri, bello. Materiale vario, dispense e tutta una serie di cose che comunque sono voluminose, e cartoni, carta, robe varie. Anche senza trasloco una rimodernata la darei, cambierei un sacco di cose, però, ma proprio perché poi quando vivi in una casa ti rendi conto di mano a mano che la vivi degli spazi che ti servono e poi le cose che hai quando entri in casa non sono mai le stesse di dopo 2 anni o dopo un po', no? Quindi mano a mano che passa il tempo riempi. Esatto. Beh, allora, quando ho portato qui tutto, non ho fatto selezione. Cioè, ho preso proprio in blocco il contenuto dei cassetti, degli armadietti, delle mensole, li ho portati qua. Sto facendo un po' di selezione adesso, quando sto mettendo via con un certo criterio le cose. Certo, non certo. So quanto dureranno. In ordine così, però almeno ci provo. Giusto. E ho visto che si accumulano tante, tantissime cose. Il fatto di non voler mai buttare nemmeno un pezzetto di carta, perché potrebbe essere utile un domani. Può tornare utile. Esatto. Mi ha portato a conservare tantissime cose. Stasera poche chiacchiere e molte lettere. Non mi sono sbagliata.
scrivendo le lettere in questi giorni mi sono accorta che io prediligo ascendenti, discendenti e maiuscole molto corte. Non mi viene proprio quando scrivo il mio corsivo di tutti i giorni. Non mi viene di allungarle, ecco. Ti viene naturale tenere la scritta compatta. Sì, sì. E un po' deriva anche dal fatto che io ho sempre avuto una memoria molto fotografica e per studiare scrivevo tantissimo, perché ricordavo, riuscivo a memorizzare i miei appunti, no? E per prendere più appunti possibile dovevo scrivere piccolo in spazi ridotti sui libri. Mi sono persa nell'alfabeto, ok, W. E quindi tenevo le linee, l'interlinea dei miei appunti era molto molto ridotta, forse anche per questo che può essere mi sono abituata. Ho fatto una X di schifo, va bene, uguale. Allora, nel frattempo non mi sembra di vedere che qualcuno Allora, Anna Arte dice: la prima R si usa per il minuscolo, la seconda per il corsivo. Non so che cosa vuol dire, perché il minuscolo e il corsivo non sono due cose diverse, però magari ce lo spieghi meglio, io non lo capisco molto. Nessuno... Quando Irene Dessi... siamo fuori dall'inverno. Che cos'è? Cos'è? Quando canta inverno siamo fuori dall'inverno. Vai, ci piace. Vai, ci piace tantissimo. Allora. Ciao Manu. Chi è? La Tosatto. Sì, sempre presente come tante altre. Quando canta il merlo siamo fuori dall'inverno, vai. Proviamoci. Io mi sono già sporcata, fantastico. Concentrazione. Prima S, seconda S, B. Facciamo quella con un po' di licenze.
I giorni della merla. No. Che poi uno prova, no? Ho provato con questa forma di N, ma non di R, ma non non mi piace. Uno potrebbe farla così e poi appena appena. Ma decisamente quella più sì. Semplice. Non so perché, ma mi sono abituata, credo di averlo sentito dire da qualcuno, a chiamarla la R alla francese, questa qui che si lega. Non so perché. Non so. Allora. Quinterelli Laura. I sogni nel cassetto si avverano quando li lasci volare alto. Giulia chiede, come legheresti la seconda versione alla lettera O? Nella parola vero, per esempio. La faccio sembrare legata. Ups, ho scritto fuori. Avete visto? Sì, sì, la legatura si è vista. Mammo e vado a fare la O e vado ad intercettare questo punto. Ma in realtà quando tiri dritto, crei, ripassando sul tuo tratto, quello è un punto delicato, questo qui. Perché o sei proprio precisa, precisa e devi andare molto piano. E ritracci bene, altrimenti viene rischi che succeda questa cosa qua, che lasci una marea, perdi l'inclinazione di questa qua, che non è più inclinata come le altre, e qui sotto ti si crea una voragine. Quindi qui avrai un'inconsistenza di spazio, no? Giulia... Ah, forse intende come la versione come nella parola fuori. Ah, questa qui? Come legherai questo a una O? Ah, questa Giulia, dacci conferma perché non si capisce. Sì, c'è un pochino di ritardo rispetto a quello che commentano loro quando noi... Melissa, stai calma perché non ci credo. Ha messo il link. Ah, quella che ho io, la 3009. Grande Melissa, esatto. Sì, la punta è piccolina, potrebbe essere una 038. Sì. Però diciamo ad AliExpress di non tradurre così, dai. Quattro stilo 13,50 e 3,40 la spedizione. Allora, Melissa, dopo ci lasci i tuoi riferimenti e noi ti usiamo come, come dire, info point. Che poi, prima o poi, lei è Noemi per Amazon. Rido perché ha scritto, ne ho preso un set anche per te. Ma carina, dai. Ah, nel frattempo Giulia non ci sta dicendo se intendeva questa R qui. La seconda versione della R nella parola fuori. La seconda versione. Allora, capiamoci. Non capisco. Mettiamo i numeri. Versione 1, versione 2. Che li abbiamo fatti in ordine. Nella parola fuori io ho usato la versione 1. Tu, Marta, che cosa hai usato? La versione 2, fantastico. Esatto.
Che spettacolo! Ok, allora Giulia, vieni a salvarci perché altrimenti qui noi partiamo per la tangente e poi veramente ci rinchiudono. Potrebbe durare ore questa cosa della R, no? Quindi salvateci da questa cosa. E, invece, fammi vedere che avevo. È da ieri che c'ho il telefono che. Sì, il telefono, vabbè. Il computer che si rifiuta di riconoscere la mia impronta. Allora. Elena dice, ci suggerisce che vuole sapere come legare OR. Ma davvero, ragazze? Vuole sapere come legare OR. Sì, ma quale versione della R? Facciamole tutte e due, dai, Marta. Esatto. Allora, parti tu. Allora. Cosa vero facciamo? No. No, 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 fai semplicemente OR in un modo o nell'altro e poi fai RO in un modo o nell'altro, così vede tutte e due le. Sono Ah, andata troppo ok. veloce? Prima or, poi ro. Allora, più piano. Adesso faccio una stringa tutto or. Aspetta, OR con la R numero 1. Si vede solo la nocca del dito, Molto quindi bene. gira sto telefono. Comunque, no. Meno male che ci sono tanti chilometri in mezzo a noi, eh? Naccia. Perché, no, no, perché se fossimo vicine sarebbe la fine. Federica, non ridere. Allora. Or, giusto? Poi, sempre OR con la seconda versione. Allora. Vediamo se Marta cade nel tranello. Oddio, c'è un tranello. C'è un tranello in OR. Allora. Ok, adesso RO, dai, girale. Sempre il dito. Che ansia. Puoi spostare il telefono? No, è più comodo il telefono, forse, no? Anziché. Cioè, il telefono a 10 centimetri dal foglio. Ma guarda Allora. che puoi usare lo zoom, Marta. Mettilo più lontano e zooma. Non me lo fa fare. Qua come ospite non me lo fa fare. Ah, Ah! adesso sì. Allora sbagliavo. Allora, aspetta. Su, certo. Così va bene? Si scrivo qua, si Fantastic. vede? Fantastic. Vai. Voilà. Sa va sandia. Allora, RO con la prima con la R numero 1. Ma io la farei staccata. Dici? Secondo me funziona anche così. Puoi scrivere una parola? Foro, foro. Sì, mi dai. Vai, RO con la seconda versione. Questa è semplice, dai. Abbiamo risposto? Spero di sì. Sono svenuti tutti, anzi adesso se ne andranno tutti dalla diretta.
Ho visto ora da Marta era la sua. Vabbè, non ci sto capendo niente, però ecco, Giulia, speriamo di esserti stato d'aiuto in qualche Ok. modo. Pollice in Molto su, bene. quindi fantastico. Senti, c'è una frase di Alda Merini, ho trovato, che mi piace tantissimo. Proviamo a scriverla. La frase è questa. Rifiuterò, ciao Robby, rifiuterò sempre il premio Nobel perché in Svezia fa freddo. Ok, proviamoci. Non ha tutti i torti, dai. Anch'io credo che io odio il freddo, quindi se volete darmelo lo rifiuterò, sappiatelo. Se me lo portano. Allora, rileggila. No, Giulia, no, non ci interrompi, nel senso che non ci disturbi, ma in effetti c'è un pochino di ritardo tra quando noi diciamo le cose e quando voi scrivete i vostri commenti. Vero, vero. Arrivano in ritardo, quindi noi dopo siamo un po', sembriamo scollegate da quello che state scrivendo voi. Non è che siamo matte, ok? Allora, la frase è. Assolutamente non, nessuna interruzione è Sì, vana, nel scrivo. senso è più che gradita, anzi. Certo. Allora, la frase è: rifiuterò sempre il premio Nobel. Vai. Mi si sta molto meglio qua, ora che ho scoperto che posso zoomare anche da ospite. Allora. Perché in Svezia fa freddo.
Voilà. Ah, Chiara ha fatto una domanda bellissima. Io ne ho avuto uno la settimana scorsa. Se vi succede, cosa fate quando ci sono i momenti discalligrafici, ovvero i momenti no? Io studio. Sicuramente non scrivo. Sì, esatto. Io studio. Leggo libri di calligrafia, leggo articoli, vado a cercarmi risorse. Io mi sono fatta nel tempo, insomma, tutta una biblioteca mia di link, dove ho tutti i libri, le cose divise per stili calligrafici, e quindi vado e mi cerco fotografie di manoscritti su cui voglio studiare, eccetera, e ce li ho tutti raccolti, quindi quello è una delle cose che faccio. Oppure studio proprio, insomma. Beh, sicuramente il fatto di riconoscere che si sta entrando in un momento discalligrafico, come l'hai chiamato, è già un segnale d'allarme e del fatto che bisogna staccarsi un attimo e concentrarsi su altre cose, Che fa perché benissimo, tra l'altro, insistere. staccarsi. Sì, no, è proprio il segnale che ci si deve staccare, perché insistere in un momento no è controproducente per quanto riguarda la mia esperienza. Quindi Confermo. se state riconoscendo di affrontare un momento no, ottimo, staccatevi e fate altro. Che sia sempre, come dicevi tu, Cecilia, inerente alla calligrafia, però da un altro punto di vista, quindi studiare, l'approfondire, lo sviscerare concetti, però non Sì, scrivere. che può essere anche studiare qualche altra cosa che ha a che fare con la calligrafia, nel senso fare delle prove colore, sperimentare con i materiali, con le tempere, con nuove, veramente possono essere delle cose che vi fanno tornare nello spirito giusto per riprendere in mano la penna un po' rinvigoriti, che comunque vi servono, no, Chiara? Poi tu lo sai meglio di me, anche, non so, fare delle cose con le carte, con la carta, no? Con diversi tipi di carta. Tu mi sembra che abbia fatto anche dei corsi di bookbinding, quelle cose lì. Quindi secondo me tutto quello che gira intorno a una disciplina e che ha a che fare con l'arte può arricchirti, quindi serve per staccare, serve comunque per aggiungere un pezzettino al tuo bagaglio di conoscenze, non è mai tempo perso, mai. Vero. Oppure anche solo il fatto di dire, non so, ho dei pennini, una scatola di pennini che li ho buttati da una parte e non li ho mai più presi in mano, no? Riprenderli in mano, capire come scrivono, catalogarli, sono tutte cose. A volte anche fa fare ordine, Sì, sì, proprio sì. l'ordine materiale sulla scrivania, nel mio piccolo angolino Serve tanto. dove studio, dove scrivo, è lo specchio dell'ordine che nel frattempo ci stiamo cercando di fare in testa. Quindi anche fare ordine, riordinare, fare quei piccoli lavoretti magari un po' noiosi perché non siamo mai voglia di fare, tipo riordinare le carte, riordinare i pennini, pulire i pennelli, cioè tutte queste cose qua a volte aiuta. Ok, allora ci dicono, scusate, non so se ne avete già parlato, vorrei comprare la penna che state usando, quella che scrive in turchese, sembra più fine della rosa, dove posso trovarla? Grazie. Allora, in realtà la tua si sì, sembra più fine, sembra più sottile il No, credo che tratto, sia la carta, sa, o la carta o l'inchiostro. però La esatto, stavo per dire che tua tira un po' di più. l'inchiostro che io ho messo spande leggermente su questa carta, quindi il tratto si ingrossa leggermente. No, però la punta è veramente piccola, eh. È davvero 0,4, come dicono, insomma. Piccolina, piccolina.
Allora, io, sì, cavolo, l'ordine materiale è veramente, ti dà una marcia in più, riesci ad essere molto più efficiente, più efficace. Pianino uguale, sì, esatto. Marta, sono le 9:45, quindi io direi di tornare de visu, Sì. così ci salutiamo. Sì. Questa volta sono io che devo salvare, spero di non fare pasticci, vediamo un po'. Ok. Io, guarda, sono riuscita a caricare su YouTube solo oggi la puntata di mercoledì Non scorso. so, non so. Allora, ricordiamolo questa cosa, che stiamo salvando, fino adesso ci è andata bene, non abbiamo combinato chissà quanti guai. Stiamo salvando le dirette di Instagram anche sul canale YouTube che si chiama Chiacchiere Monolinea. Quindi anziché saltare dal mio Instagram a quello di Marta per vedere gli IGTV, i video separati, potete andare lì, li trovate tutti in fila. Siamo state brave, abbiamo messo il numero delle puntate, eccetera. Ecco, è arrivato anche il mio gattonzo. Io ho messo in questi giorni, abbiamo messo delle mensole un po' qua nella mia camera, un po' in bagno, eccetera. Ci sono i gatti che stanno impazzendo, fanno di Sì, quei eh? salti esagerati. Figo, figo. Ok, allora, visto che c'è Shreya, che è una ragazza, non so se vive negli Stati Uniti, non lo so, che ci segue, e ci ha seguito in tutta questa diretta, anche se noi parlavamo italiano e non capiva niente, ma Oh, mi aveva wow. già, aveva già scritto che le piace molto. Però vogliamo dirlo, Marta, che ci hanno detto che ci seguono anche dagli Stati Uniti, abbiamo le prove. Non lo diciamo. Vabbè, ok. E però no, ci hanno chiesto se questa cosa qui, quindi potrebbe essere che Chiacchiere Monolinea, tra un po', adesso quando siamo pronte, facciamo qualche puntata in inglese. Goes Shreya. international. Esatto, just for those of you who are following along in this long live, we've been asked to do a live with this monoline style in English. So we may come up with a live in English and give you all the resources that we've been giving the Italian girls during these 14 episodes. Bene, quindi Gabi Santiago dice mi aiuta a ascoltare l'italiano. Allora, ci fa piacere che ci segui. Cercheremo di parlare non troppo veloce anche in italiano, così anche chi ci segue dall'America Latina, eccetera, può capire. Wow. E basta. che bello che Sì? ci seguono anche da altri paesi. Moltissimo, La moltissimo. scrittura, lo scrivere è veramente universale, unisce Bene. tutti. Dunque, oggi come vedete non vi lasciamo bisogni di nessun tipo, se non quello di scrivere. Esatto. Tanto con il freddo che fa, dove andate? State a casa. No? A meno che non mi Scrivere, aiuti a scrivere, scrivere. E vogliamo andate a fare. vedere cosa scrivete. Sì, Tante belle io però un letterine. consiglio lo vorrei dare. Allora, i pennarelli, quelli gel, tu forse ne avevamo già parlato, Marta, io riciclo le scatole. Questa qui è una scatola di velluto che mi avevano dato. Riciclo le scatole e, ta-da, come vedete, ce li ho tutti qua dentro. È molto capiente. Se li tenete in verticale, con la punta in giù, alcuni perdono, quindi vi si fa la macchia d'inchiostro sulla punta. Se li tenete con la punta in su, verticali, il problema è il contrario, cioè che si seccano e poi magari fate difficoltà. La cosa migliore sarebbe tenerli in In orizzontale. orizzontale, cosa che io non faccio perché io li tengo in Lo so, verticale. lo so, lo so. Ci sono però delle soluzioni
che sono economicissime, di storage da scrivania, quindi tutti quei contenitori che sono non completamente in verticale e non completamente in orizzontale. Adesso mi documenterò un po' e se ti vedi ricapitare qualcosa a casa, sai che sono io che ti mando queste cose, sono dei messaggi subliminali per mettere le penne in orizzontale. Va bene. Niente, è solo una cosa così. Melissa, Melissa, non scrivere nulla perché io so che Melissa li ha quelli per mettere tutte le penne. Quindi mi Mi ha aspetto anche che mandi suggerito la parola italiana che il è obliqua. link. Anziché descrivere non orizzontali, non verticali, la parola giusta è obliqua, una sola Esatto, parola. Grazie, infatti, eccola. Melissa. Bene, li ho. Allora, Melissa, fai una cosa. Visto che tu hai trovato 3009 su AliExpress, manda il link via messaggio a Marta. Sì, Anzi, mandalo a me, perché poi io faccio mettilo la nella descrizione, la descrizione. mettiamo nella descrizione domani di questa puntata qua. Per questa sera, ragazzi, salvo e stop. Tutta sta roba qua ve la scrivo domani mattina con la testa fresca. Se Melissa mi manda il link, lo lasciamo lì, così chi vuole va a ordinarselo. Se vivete vicino, comprate insieme, non fate mille ordini, così salvate anche È un modo per dall'inquinamento. conoscerci, per conoscersi. Esatto. Potrebbe essere una cosa su cui Melissa ha ragionare. scritto: ok, capi. Va bene. Manca altre cose da dire, Marta? Non lo so. No, non credo. Vero? Boh, allora. Solo salutarci, ringraziare tutti quanti. E arrivederci, darci appuntamento a martedì prossimo. Sì. Ah, una cosa, martedì prossimo parliamo. Ti ricordi che avevamo parlato di mandare delle proposte a Poste Italiane per i francobolli? Alipoint Brescia. Stanno venendo fuori delle cose. No, è Melissa che scrive Alipoint Brescia. Vabbè, Sì. lei come info point Melissa. fa Alipoint, ovviamente. Esatto, ci dobbiamo solo vedere io e te, basta. Sì, allora. Abitiamo a 15 km di distanza e il Covid permettendo, mo, ti raggiungo io. Brava. Allora, adesso ci documentiamo un po' nei prossimi giorni con Marta e parliamo di questa cosa qui perché il termine è a fine agosto. Gennaio praticamente se n'è andato. Se vogliamo. Se qualcuno di voi vuole lavorare su questa cosa, è tempo che lo faccia. Vediamo, magari ci informiamo un po' sul come è da fare questa cosa, su cosa è C'è proprio il necessario bando, fare, sì, e esatto. diamo, magari ci informiamo sulle cose davvero concrete da dover fare se si vuole partecipare a questo bando. Sì, Diamo esatto. qualche So, che non spunto. è, non si vince niente, no? Spieghiamolo, Marta. Non è No. che si vince qualcosa, ragazzi. O uno prepara la sua proposta, la manda, se è accettata ve lo stampano, ok? Quindi ci sarà un francobollo con la vostra grafica, che però mi sembra carino, cioè farlo Sarebbe con delle cose scritte in calligrafia, no? bello, Proviamo a farlo? sì, dai. Dai, ok, allora, impegno. Prossima settimana parliamo di questo. Ok, Bene, ottimo. c'ho un po' delle mie studentesse che verranno domani al corso, perché domani riparte il corso di Copper Click Monolineo, quindi a domani e per tutti gli altri a settimana prossima. Sì, ma Ok. ok, grazie Ciao a a tutte, tutti. buonanotte. Ciao. Ciao. Ricordami che devo salvare. Love forever. Ciao! Ciao.